come te mi farebbe impazzire. Uh-huh. Stavo meglio prima di vedere la tua faccia da rospo. Rifatta. Ma sempre rospo resta. Sei rimasta la stessa donna volgare di sempre. Strega. Oh, ladra. Facevi tanto l'amica e poi mi hai rubato il fidanzato. Ma che dici? Ma dai, non ti ho rubato niente. Ti ricordo che Raul e io ci siamo innamorati profondamente. E poi, guardati. Tra te e la sottoscritta. Con chi sarebbe rimasto? Ma con la più bella, è ovvio. Beh, adesso basta. Non sono qui per rivangare il passato. Sono venuta a parlare di cose molto più importanti. Oh. Sono venuta per parlare di qualcuno che... si suppone tu conosca. Chi io? Io conosco tanta di quella gente. E per caso conosci la figlia di Margarita Valente? La conosci? Andiamo, Maya, non fare così. Ti stai comportando come una disperata. Se Gonzalo ti ha detto che ti avrebbe chiamata, vuol dire che ti chiamerà. Aspetta. No, non posso aspettare. Non sai com'è stato dolce con me ieri. Sono più innamorata di prima. E voglio fargli questa sorpresa, capisci? A me non sembra tanto interessato se uno si comportasse così come avrei chiuso con lui. Sì. Ciao. Salve, ragazze, che vi serve? Senti, vorrei fare una lezione con Gonzalo, per favore. No, mi dispiace, ma purtroppo non ha un'ora libera. Tutte prenotate. Per domani? No, no, credo che tu non abbia capito. È tutto prenotato per un mese. Per un mese? Sì, 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 sembra che le ragazze vogliono tutte quante lui. Ok, grazie. Scusa, il telefono, scusami. Pronto? Ah, sì, ciao, come stai? Bene, bene, tutto ok. Devo dirti una cosa, ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Cioè cosa? Riguardo tua sorella con Gonzalo. Mi sono assicurato che non faccia lezione con lei. Ah sì, grazie mille, grazie mille. E per qualsiasi cosa chiamami, mi raccomando. Ciao, grazie. È tardi, devo andare ad allenarmi, scusami. Ma c'è ancora? Sì, sì, domani ho la semifinale, devo andare. No, hai bisogno di rilassare. Ti serve un bel massaging. Lo so, ma il massaggiatore viene domani. Devo proprio andare. Ah, fica con me, gomosino. Questo massaggiatore è due teo. Davvero? Claro. Se vuoi ti faccio una massaggio super rilassante e speciale. Ben gustosinha. E che dici, Franchito mia? Va bene, un massaggio. Solamente un massaggio, dai, okay? Fidati di me, morenino. È assurdo. Non può essere che tutti i piani siano andati storti. Devo riuscire a trovare il modo di mandarle via da questa casa. E al più presto. Rassegnati, Tommy. La vita insegna che bisogna accettare tutte le cose che non si possono cambiare. Una di queste è Mala l'ha piazzata in questa casa come una piramide nella Valle dei Re. Andiamo, smettila con i tuoi paragoni ridicoli. E lasciami pensare. Deve venirmi un'idea. Bella quella conciatura, cretina. Ti sta molto bene, sai? Sì, hai ragione. Stai davvero bene, ma l'aspirapolvere faresti bene a passarlo per terra, però. Unica cosa che cambiare è essere il mio domicilio se cose continuare così. Non avere avuto tempo a togliere questa cosa da mia testa. Ah! Cosa essere questo? Essere tu autore di crimine? Beh, ecco, veramente, ti prego non dire nulla. Comunque ti giuro che non era per te, era per quella strega di Malala. Oh, bene, bene, bene. No, Nai, Nai non andare affatto bene. E cosa molto, molto peggiore, dire strega a signora Mala. Oh, beh. No, Mattias, non troveremo mai un aiutante per Greta su internet. Ma dobbiamo trovarne una. Hai visto come si è presentata? Con tutti quei capelli dritti in testa, sembrava una pazza furiosa. Parlare di me, Federica? No, Greta, no, no, assolutamente no. I tuoi capelli, beh, fanno sì un po' impressione, ma non sembri una pazza. No, io diventare davvero pazza se non mi trovare aiutante. Ti prometto che rimetteremo tutti i capelli al loro posto. Tutte le cose al loro posto. Già, sistemare tutto, bitte, perché non resistere più. Bambini essere sempre più peggiori. E signora Mala non smettere mai di dare ordini, ordini sempre. Greta, Malala, Malala. Ya, Mala, Mala, ya. Greta, per favore, vuoi che venire? Che cosa c'è? Ma dove ancora stai? Greta, te lo chiedo per favore, vai a vedere cosa vuole Delfina. Io ti prometto che farò di tutto per risolvere ogni cosa il prima possibile. E tu devi ascoltare le mie parole e non ingannare me più. Perché ogni volta succedere che povera Greta fa sguattera e nessuno chiede me scusa. Come buffa, povera Greta. Che cos'hai? No, niente. Stavo pensando a quello che... beh, ha appena detto Greta, perché Maya ieri mi ha detto le stesse cose. Cioè? Beh, mi ha detto... che io non ascolto quello che le persone mi dicono e che non so chiedere scusa.
tu che ne pensi? Beh, ecco, a quanto mi ricordo, non ti sei mai scusato per la ragazza che mi portasti via al terzo anno. Davvero sono così? Un po' sì, sì, lo sei. Ma se non ci hai mai pensato fino ad oggi, perché ci pensi proprio ora? Sai, mia madre diceva sempre che il peggior peccato che un uomo può commettere non è quello di sbagliare, ma di non saper riconoscere i propri errori. Tua madre era una donna molto saggia. Sì. Sì. Dimmi una cosa, Mattias. Tu pensi che io dovrei chiedere scusa a quella fruttivendola? Io non lo so. La verità è che non lo so. È la tua coscienza ad essere tormentata, Federico, non la mia. Bene. Che ne dici di cercare un aiutante in un'agenzia come fanno gli altri? Andiamo. E non cercare di mentire, me ne accorgerei, perché ti conosco da una vita. Se mi hanno mandata qui è perché tu devi conoscerla. No, non so chi sia. E perché la cerchi? Che te ne importa? Quello è un problema mio. Credo che da te ci si possa aspettare di tutto. Sono più che sicura che questa Valente è un'altra delle tue vittime. Qua l'unica vittima sono io, che mi sono tenuta vicino delle vipere come te. Ma andiamo, fammi il piacere. Raul non avrebbe mai potuto interessarti né essere lo scopo della tua vita. Lui era troppo povero per te, ma... Ah sì? Ed sì. È per questo che me l'hai rubato, brutta no, strega! Sarai tu la strega! E ora basta, non ti sopporto. Via, 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 ragazzi, via, via, via. Ma che cosa succede? Chi sono questi ragazzi? Chi sono questi ragazzi? Noi ci siamo già incontrati, ricorda? Io sono Bata. Beh, lui è Bata, cioè Damian, è mio figlio. Sì, io sono... E lei invece è la ragazza di mio figlio. Tu sei il ragazzo che ho visto ieri.